Buongiorno mondo, eccomi, ci sono anch'io. Mamma, mi sa che ho fame. È così che sono venuto al mondo, come verde l'erba e che spettacolo il sole. Ma che figata la vita! Avevo tanta voglia di scoprire, di conoscere, di correre libero. E all'inizio era così, ma poi dopo 3 anni qualcosa è cambiato. Degli animali a 2 zampe arrivarono con un camion e mi portarono via dal branco. Arrivai in un posto strano, c'erano tante prigioni e gli altri cavalli avevano gli occhi tristi. Improvvisamente vidi nei loro occhi il terrore. Non capivo. Arrivò un altro essere a 2 zampe. Era diverso da quelli che conoscevo prima. Appena l'ho visto, un brivido mi attraversò l'anima. Non so perché, ma sentivo che era un mostro. Mi chiuse in una prigione e da quel giorno la mia vita diventò un incubo. La mattina mi metteva degli strani aggeggi addosso, mi bloccava il collo verso il basso. Alle 5 del mattino mi metteva dentro ad un tondino e mi lasciava lì per ore, intere, tutta la giornata. Delle cinghie mi provocavano delle ferite. All'inizio provai a ribellarmi, ma ogni giorno si ripeteva tutto e così mi rassegnai. Un giorno salì su di me. Quando mi dava i calci, una scossa mi attraversava il corpo. Poi iniziò a chiedermi di fare delle cose strane, non capivo cosa volesse. Iniziò a picchiarmi con una frusta, continuava a farmi saltare, poi non ce la facevo più, ero stremato. Mi fermai. Prese un bastone lungo, c'era attaccato un coso blu, non so cosa fosse. Iniziò ad urlare e poi a urlare. I suoi occhi erano pieni di odio. Me lo diede conto, faceva male. La scossa era ancora più forte. Ho iniziato a urlare, ma nessuno mi sentiva. Ero pieno di segni, il dolore era insopportabile. Passarono giorni e giorni ancora. Poi, quando avevo perso la speranza, arrivarono delle altre persone. Io avevo paura, ma loro erano diverse. Ricevetti le prime carezze, mi guardarono con amore e si preoccuparono per me. Mi fecero salire su un camion. Non capivo, ero spaventato. Arrivai in una clinica e lì c'erano dei dottori che mi curarono. E poi arrivò un altro camion. Non volevo tornare in quel posto orribile. Per fortuna, però, dopo un lungo viaggio, arrivai in un altro luogo, magico. Il sole splendeva, era pieno di erba fresca, prati immensi e tanti cavalli. Quanti amici nuovi, non mi sembrava vero. Quel luogo lo chiamavano Progetto Islander. E lì sono rinato. Queste persone meravigliose, un po' matte, ma piene di amore, mi hanno ridato la vita. All'inizio ero un po' spaventato, devo ammetterlo, e poi l'amore di queste persone guarì le mie ferite e iniziai a fidarmi di loro. Ciao ragazzi, chi siete? Da dove venite? E così ognuno di loro iniziò a raccontarmi la propria vita. Ognuno di loro aveva una storia particolare, certo ognuno di loro portava delle cicatrici nell'anima, ma qui adesso erano finalmente felici. Ho conosciuto un amico, lui si chiama Time. Mi diceva che lo facevano correre sull'asfalto. Tanti motori assordanti correvano attorno a lui e c'erano altri cavalli. Gli facevano tante punture. Ha visto tanti cavalli morire abbandonati sulle strade. Carestia e Flebo invece avevano fame, tanta fame. Arrivarono al cigno che erano pelle e ossa. Alcuni amici di Carestia arrivarono qui con lui, ma poi furono dissequestrati. Il perché non lo sa nessuno. Margherita ha vissuto 8 anni chiusa in un box. Non aveva mai visto la luce del sole. Rona visse anche lei 15 anni chiusa in un box. Quando arrivò qui non sapeva neanche come mettere i piedi. Poi c'è Resi. Aveva le unghie talmente lunghe che non riusciva più a stare in piedi. Era disidratata, era affamata, stava per morire, ma riuscirono a salvarle la vita. Dieghino viveva insieme a molti altri cavalli. La sua mamma, ahimè, ne vide morire tanti, troppi di stenti. Gioioso fu messo in un angolo e picchiato fino allo stremo. E Pippo, lui visse 2 anni chiuso all'interno di un loculo al buio e legato ad una catena. Non usciva quasi mai.
Ascoltai tante, tantissime storie e ogni cavallo porta dentro di sé cicatrici nell'anima e nel corpo. La vita, a volte ingiusta, il dolore e la sofferenza non hanno risposte. Ci hanno fatto del male, hanno provato a piegarci, a toglierci la dignità, ma ora siamo qui e grazie a voi possiamo ricominciare a vivere.